Benvenuti a Gold Basket, un'ennesima puntata, un ennesimo incontro, insomma, che ci porta a parlare come tutte le settimane della nostra Pallacanestro Trapani. Ma noi oggi abbiamo approfittato del tempo primaverile, insomma, che ci ha graziati per goderci un po' la natura. Non lo farò da sola, oggi faremo due chiacchiere insieme a Gianluca Tartamella. Ciao Gianluca. Ciao Stefania, meno male che non mi hai definito ospite, infatti non sono... Proprio per dirlo. Va bene così, è una chiacchierata, ormai è una dolce abitudine essere qui insieme a voi da qualche settimana, quindi buongiorno, buonasera ai nostri amici telespettatori e buona serata. No, invece Gianluca oggi è il nostro ospite perché vogliamo parlare un po' con lui, che di basket ovviamente ne ha densa e piena la vita. Adesso l'ha trasformato anche in una sorta di lavoro, che è quello di dare la voce per la radio insomma alle partite, di farci vivere le emozioni che invece i ragazzi ci fanno vedere sul parquet. Lui ha l'onore e l'onere di metterlo in parole e di far vivere a chi non riesce a vedere insomma tutto questo, che non è proprio un lavoro facilissimo. Dici bene, essenzialmente un onore, sì, ovviamente anche una piccola responsabilità, come dire, per me la pallacanestro è un po' come per un bambino il suo giocattolo preferito, che è perfetto in ogni suo dettaglio, nelle forme, nei colori, qualsiasi cosa è perfetta, e la conosci perfettamente ma sa sorprenderti a sua volta in ogni suo piccolo dettaglio. Però c'è una piccola differenza, che il bambino dopo un po' si stanca del suo giocattolo preferito, invece io ho 26 anni, ormai credo che sia diventato cronico, ne parlerei sempre in continuazione senza stancarmi mai. Spero di riuscire a trasmettere questa cosa durante le radiocronache. Guarda, io adesso, tu sai, non perché ti voglio bene, ma sai bene insomma nella stima che ho nei confronti di Gianluca Tartamella, radiocronista, e oggi però vogliamo anche parlare con Gianluca per farci raccontare appunto la sua passione. Lui ha detto, è vero, 26 anni che la pallacanestro insomma vive con me, che fa parte della mia vita, è inutile nasconderlo, insomma papà è Fabio giocava a pallacanestro, e quindi probabilmente è stato papà a darti questa passione, o no? Su questo non c'è dubbio, ci sono delle foto, dei reperti addirittura di me dentro la culla con il pallone da basket dentro, che era praticamente e letteralmente più grande di me, e sono cresciuto con mio papà che giocava, mi ha trasmesso questa passione che poi ovviamente all'inizio nasce così, poi trascende, un essere legato a mio padre. Ho iniziato a giocare al mini basket ed è una cosa che veramente mi ha accompagnato ogni fase della mia vita, perché poi piano piano la pallacanestro può diventare un modo per evadere dai pensieri e per sfogarsi, insomma tutto è stato arricchito dal basket, che è stato una delle note più positive della mia intera vita fino a questo momento. C'è un momento, ciao Kelvin Parker dietro le telecamere, adesso vieni davanti, ti fai vedere, saluti, vieni, sì, vai. Basket. Ecco, ormai noi siamo live, diciamo. La nostra vita è un fuori onda. Insomma, continuiamo a parlare. Stavo dicendo proprio a Gianluca che c'è un momento in cui lui ha detto sì, ha fatto parte sempre, ha cominciato col mini basket, ma c'è stato anche un momento in cui Gianluca, la pallacanestro, io posso con presunzione dire che un po' ti ha fatto crescere, perché fare un'esperienza in Lega 2 a Trapani, comunque da giovane, da giovanissimo, secondo me ti ha dato tantissimo. Quello sì, vabbè, non parlo della mia presunta carriera, è vero, sono un po' frasi fatte, ma è la realtà. Nascere sentendo le leggende di questo Pallagranata della 1, guardare i giocatori piano piano, li senti piccolo piccolo, e poi di un colpo ti ci trovi al loro fianco, per di più prima con gente del calibro di Binelli, Zamberlan in B1, il capitano Davide Virgilio, e poi la Lega 2 è stata una bellissima esperienza, ha fatto toccare con mano tutte quelle cose che assumono un'aura quasi mistica quando ne senti parlare. Invece poi ti rendi conto che dietro i giocatori ci sono delle persone che sono ancora più belle dentro di come mostrano di essere sul parquet di gioco. Credo che sia stato questo il salto di qualità principale, il fatto di capire che il basket non è semplicemente la pallacanestro, ma tutto un universo valoriale dietro, e sono tutti quei valori e quelle lezioni che solo chi veramente apprezza un genere di sport come la pallacanestro può capire. È una privazione inestimabile il fatto di non avere mai giocato, non essere mai stati appassionati di un qualsivoglia sport di squadra. E adesso da Gianluca questi valori ce li facciamo raccontare. Nel frattempo torniamo però alla partita di domenica scorsa, una brutta partita, avremo modo di parlarne, Gianluca, al rientro da questo servizio, però vediamo tutto quello che è successo negli highlights di Andrea Franco Trapani, Ferentino Trapani. Goal basket.
Time changes, new faces, old best friends, new strangers, new watch just to keep up with the paces, new game plan off the new places. I got a feeling I could win this race. I found my pace. The only thing that you could do for me is please stay about my way. Don't come around my way unless you got something to pay. I'm trying to find a place where I can free my mind. Well, I don't need my nine. Ain't no need for crying. I ain't worried about losing. Focused on winning. God forgive me for my sinning, but this is the beginning. I pray to God that I don't catch another sentence. I got a paragraph in case somebody wanna listen. Yeah, sometimes I wish that I had wings so I could fly away. And all you haters talking shit, y'all could die today. But then I think, what if I die today? Well, if I gotta go, make it right away. Yeah, cause I don't wanna live dying. But if I gotta go, I'd rather die just trying. Yeah, I'm here for the long run, the long run. We've only just begun. Still nothing new but the money. Still nothing new but we've the money. We've only just begun. For the stars, please don't fight my battles. I need these scars, cause they make me who I are. Lord knows I came far, but not far enough. My dreams ain't close enough. My lust for the touch, I'm infatuated with private jets and such. To ask for, is that too much? I remember mattresses on the table, no box spring, no bed frame. I refrain from sleep, the dreams keep me awake. I walk around in the cold sweat, daydream on my BlackBerry email and plotting with my team. Is it as hard as it seems, or hard as we make it? I gotta make it like it don't exist. And if you feel me, nigga, pump your fist. And if you love me, girl, blow a kiss. We've only just begun. Yeah, I'm here for the long run, the long run. We've only just begun. Still nothing new but the money. Still nothing new but we've the money. We've only just begun. Eccoci rientrati da quel racconto della partita di domenica scorsa. Gianluca, prima di tornare invece ai valori di cui parlavi tu prima, insomma, che solo, o perlomeno almeno la pallacanestro riesce a dare, parliamo un attimo di questa partita. Una partita importante perché veniva innanzitutto dalla sosta. Ricordiamolo che c'era stata 2 settimane fa la Coppa Italia, per cui la pallacanestro Trapani aveva riposato. L'occasione della partita con Fiorentino era un'occasione importante che per lo più avevamo potuto definire, almeno per quel che riguarda domenica scorsa, è un'occasione persa.
giusta, perché Ferentino era 2 punti dietro Trapani, era 24 punti, Trapani era 26. Con la sconfitta di domenica, ecco che si sono appaiato in 8ª posizione. Vi ricordo che i playoff li faranno soltanto le prime 7 e una invece dalla Silver, insomma era un'occasione molto importante. Ferentino tra l'altro ci ha anche superato, perché ha vinto qui a Trapani e ora anche in casa loro, quindi ci ha raggiunto ma superato in virtù del doppio scontro a favore. E, non nascondiamoci dietro un dito, va bene l'ottimismo, va bene tifare, però è stato il classico appuntamento da non fallire, oggettivamente la pallacanestro Trapani invece è venuta meno. Bisogna accettare che lo sport è fatto anche di questo, così come abbiamo vissuto diverse giornate strepitose, degli scalpi eccellenti, ma veramente partite che rimarranno nella nostra memoria a prescindere da questo campionato, come la vittoria contro Brescia, come la vittoria contro Torino, soprattutto, ma anche Trieste all'overtime, capitano anche delle giornate no. Peccato, perché ci credevamo un po' tutti in questo incontro, era una partita chiave per noi quanto per Ferentino, e oggettivamente è stata proprio quest'area di resa, addirittura uno scarto di 20 punti alla fine, che un po' ci è dispiaciuta. D'altro canto è vero che una mazzata alla morale di questo genere, in teoria, se colta bene, può essere anche qualcosa di positivo, perché solo tramite una sferzata di entusiasmo, e a maggior ragione incontrare una forte come Verona ora domenica fa il caso nostro, potrebbe essere, credo, l'unico viatico per un colpo di reni che magari ci fa ancora emergere, e sono certo che potrebbe regalarci, se siamo bravi, altre soddisfazioni per la fine del campionato. Guarda, mi viene in mente un parallelismo tra Trapani Calcio e Pallacanestro Trapani, che non è a caso, perché ricordiamo che domenica c'è un'iniziativa bellissima al palazzetto, adesso poi ne parliamo. Roberto Boscaglia dice che dalle più grandi sconfitte in questi anni lui ha saputo trarre sempre il meglio, ed è in quei momenti che ha tirato fuori il meglio della propria squadra. Penso, conoscendo bene Lino Lardo, che possa essere anche il caso della Pallacanestro. Sono pienamente d'accordo, il Trapani Calcio ha iniziato una serie strepitosa dopo la sconfitta a Palermo, noi eravamo insieme a vedere la partita, tra l'altro riveliamo, non ricordiamo questo dietro le quinte, Stefania potrebbe raccontare come stavo male al ritorno dalla partita, ma è così, si vince tramite e soprattutto per mezzo delle sconfitte. Io non ricordo a nessun livello, in nessuno sport, una squadra che come arriva di colpo vince. Quando si arriva anche in Champions, alla fine si dice magari il Manchester o il Barcellona ha una certa esperienza a questo livello, è difficile che un Borussia Dortmund, una squadra magari anche tanto forte, riesca a vincere al primo tentativo, non impossibile ma difficile. È per questo che come diciamo qui, veramente la zuppa dei sentimenti, delle emozioni, bisogna abituarsi a rimanere a un certo livello. Per questo dico, raggiungere i playoff sarebbe secondo me essenziale, nel senso che ok, magari non saremo promossi quest'anno, ma come dire, il fatto di giocarcela quest'anno e lottare è ancora più importante che riuscire, saremmo in qualche modo pronti per un ulteriore salto di qualità la prossima stagione. Quanto sei saggio, amico mio, veramente. Parliamo invece di quello che succederà domenica 23 marzo in occasione proprio di Trapani Verona. Cos'è successo? Che Malippo Milio, che è la responsabile del mini basket, che ha sempre delle idee bellissime e continua a portare la pallacanestro nelle scuole, a portare la pallacanestro in città, che penso che poi sia uno dei messaggi più belli che si riescono a dare, ha proposto al Trapani Calcio una sorta di connubio che è quello che poi diventerà domenica la giornata della gioventù granata praticamente. In occasione appunto della partita i pulcini del Trapani Calcio accompagneranno in campo le due squadre, invece il settore giovanile, tutte le squadre del settore giovanile del Trapani Calcio sfileranno durante l'intervallo. Questo per far che cosa? Per mettere in evidenza che i valori, il fair play, la sportività sono in comune per quanto riguarda la pallacanestro Trapani e il Trapani Calcio, che questi devono essere portati avanti nella medesima maniera. Questo è un biglietto da visita, secondo me, importantissimo. Decisivo per il movimento, per parafrasare il marchese De Coubertin, l'importante è partecipare, probabilmente non voleva dire che va bene anche perdere, ma che l'importante essenzialmente è esserci. Noi insistiamo tutto l'anno in questo senso. La cosa meravigliosa è che facciamo la Deco Gold, poi è evidente che vogliamo vincere sempre e comunque, ma che cresca il movimento, che riusciamo a mantenerci a questo livello e far crescere il seguito attorno alla pallacanestro Trapani è un risultato ancora più importante che un'eventuale promozione. Io firmerei per fare 10 anni a cavallo tra la Deco Gold e magari addirittura Serie A, piuttosto che una bomba di adrenalina e in 2 anni spendere tutti i soldi e tutta la passione e poi scomparire. La cosa bella è veramente esserci, in questo senso l'importante è veramente partecipare. Queste iniziative sono il fuoco della passione che alimenta da sempre questa città, a maggior ragione perché la collaborazione tra calcio, basket, pallavolo e tutte le realtà della provincia
sono importanti perché la pallacanestro Trapani, il calcio e tutto lo sport sono un patrimonio per tutto il territorio. Lo sport è una vetrina bellissima di valori per far crescere ancora una volta non solo le società stesse, ma tutto il circondario di Trapani. Mi sa che il nostro filo rosso è la parola valore oggi, poi vediamo di fornirla e guarnirla ancora di più. Volevo legarmi a quello che tu poco fa avevi detto, insomma, Palagranata. Tanta gente, noi eravamo piccoli, inutile nasconderlo, tanta gente ci racconta di queste bellissime partite del calcio e di gente che poi andava a vedere la pallacanestro, un'unica giornata a unire insieme calcio e basket. Tu pensi che oggi, per quello che abbiamo appena detto, insomma, si stiano ponendo tutte le basi per favorire anche questo? Io credo di sì, le due società sono molto solide a prescindere dai risultati, e poi gli scettici magari potevano pensare che l'avvento del Trapani Calcio in Serie B avrebbe significato una minore affluenza al Palauriga, invece non è stato così. Spesso questa gioia magari di utilizzare il giorno di riposo che è la domenica per vedere entrambe le partite, anche se spesso il calcio gioca il sabato, comunque dedicarsi a queste due realtà che esprimono al meglio il potenziale trapanese è diventato un'ulteriore risorsa, non l'una con l'altra che si ostacolano. A maggior ragione il fatto che le due società siano apertamente alleate piuttosto che mettersi il bastone fra le ruote diviene l'elemento preponderante. È bello che ci sia questa collaborazione, ancora una volta è la città a giovarne, ma siamo noi egoisticamente a poterti fare Trapani anche le boccette, tutto ciò che è Granata va bene secondo me. E poi è bello anche vedere, insomma, durante le partite del Trapani Calcio i giocatori della pallacanestro, piuttosto che durante le partite, insomma, della pallacanestro Trapani, alcuni giocatori del Trapani o Mister Boscaia, piuttosto che il comandante Morace, come è già capitato, insomma, tifare, e questo penso che l'esempio tante volte faccia più di tante parole, quindi sono stati veramente bravi. Posso dire una cosa al riguardo per tutti i telespettatori che pensano che i ragazzi non si impegnano? Ma com'è possibile? Pensateci, guadagnano tanto, è vero, ma sono dei professionisti. Se la pallacanestro Trapani perde, l'anno prossimo non verranno pagati in altre squadre, è impossibile che non si impegnino. E tutte quelle cose gratuite come andare allo stadio a vedere il calcio non gliele chiede nessuno. Se i ragazzi lo fanno è perché le sentono, perché viene veramente dal cuore. Non sono diventati trapanesi di colpo, ma hanno un'anima oltre al profilo e oltre alla corazza di giocatori. Quindi abbiamo un po' di fiducia e diamo tempo al tempo per il nostro progetto. Perché, come spesso si dice, ed è la verità, oltre a essere giocatori prima sei uomini, poi il resto. E poi dobbiamo anche dire che questi ragazzi, insomma, che stanno giocando adesso non giocheranno fino a 65 anni come un impiegato delle Poste, quindi è giusto anche che guadagnino un po' di più adesso per poter poi investire, fare la propria vita, insomma. E poi alla fine c'è sempre qualcuno che firma un contratto, quindi. Ma loro lo sanno di essere dei privilegiati, ovviamente guadagnano più di un normale impiegato, ma secondo me ha ragione, perché regalano delle emozioni veramente a tutti. È giusto che sia così, ancora una volta, verissimo che tutti vogliamo vincere, ma la pallacanestro Trapani ha fondato il suo nucleo su tantissimi bravi ragazzi. Certo, riguardo ai risultati, dici, ma chi se ne frega se sono bravi o degli spacconi. Invece per la crescita di un progetto, questo è tutto. Selino Lardi insieme ai vari Ferrero, Renzi, Baldassare e tutti gli altri, non per citare loro tre, quanto perché sono in teoria gli italiani del quintetto, abbiamo creato un nucleo sul quale fondare le nostre fortune anche l'anno prossimo. Per questo non crediamo che si siano arresi i ragazzi. Potremmo anche perdere le ultime 5 partite in fila, non importa, io sono certo che continueranno a lottare e non si arrenderanno, perché loro per primi hanno un contratto e vorrebbero chiudere bene, perché la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo non sono due cose distinte e separate. Hai perfettamente ragione. Adesso, prima di mandare il prossimo servizio, Gianluca, torniamo invece ai valori che tu hai insomma fatto tuoi nell'esperienza della pallacanestro. Dimmene tre. Sicuramente lo spirito di squadra, il sacrificio e l'abnegazione, che sono tre elementi essenziali. Lo spirito di squadra perché a volte lo score, quanti punti si fanno, la prestazione personale non è niente. Ci si abitua a fare una partita pessima e essere felici per una vittoria, o viceversa, giocare benissimo, perdere e non vale niente. Il sacrificio perché per lo stesso motivo magari si passa più volentieri la palla a un compagno e si fanno delle cose che non si farebbero nella vita quotidiana, quando basti a te stesso, ti rendi conto di essere parte di un organismo. E poi l'abnegazione, ancora una volta, perché vai anche contro a dei tuoi principi e delle cose che pensi sull'altare di valori superiori, ma quello più importante è la condivisione, è quello che rende migliori un po' tutti. Noi da soli siamo veramente nessuno, con 10 compagni di squadra, ma un po' della vita diventa tutto più bello se lo facciamo insieme. È una squadra
ti insegna essenzialmente questo. Sei d'accordo con me nel dire che molto spesso, da come gioca un giocatore, riconosci l'uomo nella vita comune di tutti i giorni? Assolutamente sì, e non è così semplice, perché ci sono volte che sul campo si esprimono delle sfere nascoste di un giocatore, magari uno molto estroverso che sul campo invece è disciplinato, o viceversa. Però in termini danteschi, anche un pochino per contrappasso, questo accade, sei lo specchio in campo di quello che sei nella vita, anche a volte per contrapposizione. Ricordo quello che diceva Kelvin Parker, che lui diventa un po' cattivo in campo, si scurisce un po'. Questo lo capisco perfettamente, è una cosa che può accadere, ma sicuramente il giocatore non è un'entità diversa, non è Dr. Jekyll e Miss Hyde, è la stessa identica persona, è quella che dobbiamo focalizzare, non solo il giocatore. Adesso invece torniamo a domenica. Grazie Gianluca. Intanto torniamo a domenica, andiamo a vedere tutto quello che è successo nei campi di questa Lega Adecco Gold nella top 10. Gold Basket. Consegnato per Bosquil, che si alza da 3, a segno! Palla persa, lento il passaggio di Wojciechowski, transizione, schiacciata a due mani. A spazio da 3 punti, Spanghero sbaglia, rimbalzo d'attacco di Pascolo e Mancinelli si vendica. Collins, manco a dirlo, tripla. Serve il tagliante Giddens, tutto molto bello. Sblocca, si sblocca Barcellona con la schiacciatona. Tanto il taglio di Trisce, poi l'assist per Stefano Molinaro. La parte opposta, c'è la schiacciata lì dietro, molto bella. E queste erano le 10 azioni più belle, insomma, di questo fine settimana, di questo weekend scorso. Torniamo un attimo indietro, torniamo per un secondo alla partita contro Brescia. Per forza. Sì, perché è inutile, arrivano sempre dei feedback, il risultato, insomma, per chi ha seguito, ovviamente noi non c'eravamo, per chi ha seguito la partita di pallacanestro alla radio, tutti quelli che mi hanno chiamato mi hanno detto: Dio, sono morto, Dio, mi sono sentito male, la pressione è messa di dalle stelle. Perché? Perché quest'uomo ha avuto l'ardire, adesso ve lo faremo anche sentire, di essere così bravo, vi ricordo le radiocronache sono di Radio Cuore, di essere Radio 102, scusami, di essere così bravo a raccontarci un momento, uno su tutti mi viene adesso, in primis il canestro di Ferrero allo scadere del primo quarto. Che cosa hai fatto tu? Onestamente non lo so, è una sorta di transagonistica, poi io non sono solito riascoltarmi. Ero un po' nervoso prima della partita, perché giocare fuori casa è un ambiente, una cosa particolare. La seconda volta che faccio la radio con era fuori casa, la prima fu a Capodorlando insieme a Francesco Tarantino. La pallacanestro Trapani ha giocato non bene, ma benissimo tutta la partita, al di là del risultato struggente. È stato comunque un cocktail di emozioni tale, bellissime, che nonostante il dolore finale, veramente credo che siano degne di essere vissute. È chiaro che non vorrei riviverle da capo, però
alla fine sono contento di essere stato a Brescia. Lì era la fine del primo quarto e avevamo giocato veramente veramente al massimo, secondo me, il nostro potenziale. Fantastico Parker, Ferrero caldissimo, e Brescia con un po' di fortuna aveva anche recuperato, quindi era rientrata un pochino come inerzia, come spirito del gioco. E Giancarlo ci ha creduto, ha tirato una preghiera, un Ave Maria dalla nostra area, che è un po'... Fermati, andiamola ad ascoltare. A 6 il secondo tiro libero, proprio di Giddens, e palla per Ferrero, che si dà un tiro della disperazione. Basta! Mette a campo! Signore e signori, Giancarlo Ferrero ha segnato dalla nostra area! Di tabella! È un miracolo quello di Ferrero, pazzesco! Gol basket! Che chiacchieroni, è vero, perché il tempo vola, quindi questo era quello che Gianluca ci ha fatto vivere, e questo veramente soltanto, sono solo alcuni secondi della magia, della bravura, non perché sei qui, ma lo sai. E invece Gianluca, che tutte le settimane ci regala un suo servizio, questa settimana è molto ottimista. Che servizio ci hai preparato? Io non riesco a non dire quello che penso, come insisto sul fatto che a volte crederci ed esserci sia più importante di farcela. Questa volta vorrei esternare e condividere con voi come queste ultime 5 giornate siano un banco di prova importante, ma fondamentalmente dobbiamo crederci. È quello che chiedo personalmente a tutti i nostri amici, telespettatori, è quello che vogliamo dalla prima squadra. Se i ragazzi lotteranno, ci faranno vedere il loro attaccamento, ancora una volta e di nuovo insisto, io sarò soddisfatto a prescindere dal risultato. Insomma, in questi playoff, in questo sogno, io davvero ci credo. Noi ci crediamo, il servizio di Gianluca Tartamella. Gold basket. Gold basket. I used to think could not go on, and life was nothing. Io ci credo. Io, comune tifoso della Pallacanestro Trapani, in questo sogno playoff ci credo. Non credo che sarà facile, anzi sono consapevole che sarà durissima, ma ci credo. E credo che affrontare Verona domenica prossima sia una fortuna. Non credo che avremo vita facile, perché Verona è forte ed è una delle squadre più in forma del campionato, ma credo che in fondo sia meglio così. Perché non ci credo neanche un po' che siamo quelli molli di Ferentino. Credo che quella di domenica scorsa sia stata solo una giornata no, da cui trarre insegnamento, così come da tutti gli altri passi falsi di questo campionato. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. E credo che abbiamo sangue caldo nelle vene e un'anima, oltre che un'identità solida. Credo anche che per agganciare il treno playoff serva una sferzata di entusiasmo, una boccata di aria fresca, e non credo che una partita casalinga contro una squadra di bassa classifica basterebbe a fornirla. Credo quindi che lo capiremo presto se son rose, e in questo caso sarà a noi farle fiorire. Ci credo, sì, ci credo. Perché sono 6 mesi che tutti vediamo negli occhi di questi ragazzi la passione e la voglia di combattere che arde nei loro occhi e nelle loro gesta, al punto da rendere impossibile credere che sia tutto finito. Non sono certo che ce la faremo, ma sono certo nell'affermare che lotteremo e che i brividi per questa stagione non sono ancora finiti. E credo che crederci sia ancora più importante che riuscirci, perché solo rimanendo con coraggio, tecniche, attributi ai massimi livelli oggi si può pensare di vincere in futuro. Credo, appunto, in un domani molto più prossimo di quanto possiamo immaginare, nel quale i frutti di sforzi e sacrifici saranno ripagati. Non credo, anzi non ricordo spesso, di squadre che hanno successo al primo tentativo, in nessuno sport, a nessun livello. La storia insegna che bisogna lottare e perdere per rialzarsi, crescere e trionfare. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Sì, credo che le vittorie arrivino anche per mezzo delle sconfitte. Per questo non credo che i nostri ragazzi ed il coach Lino Lardo si siano arresi. Credo che vogliono finire la stagione così come l'hanno iniziata, con carattere.
e credo che le conclusioni vadano tratte alla fine, e forse neanche in questo caso, perché se tutti ci auguriamo che il nucleo fondante di quest'anno rimanga anche la prossima stagione, credo sia insensato ipotizzare che a qualcuno abbia voglia di chiudere male quest'annata. Credo che se ognuno di noi ci crede, società, squadre e tifosi, abbiamo tutti molte più chance che i nostri sogni si realizzino. Crediamoci ragazzi, voi in campo e noi sugli spalti, crediamoci. Chiediamo questo alla prima squadra, per tutte queste ragioni, che lottino e ci credano insieme a noi, perché credo, soprattutto, che la passione in questa città sia troppo forte, troppo intensa per lasciare spazio alla resa, così come è sempre stato e così come sempre sarà. Credo in noi e so di non essere da solo, so che, in fondo, tutti ci crediamo. Eccoci rientrati da questo servizio, in fondo mi stavo veramente incartando fiducia e dobbiamo averne nei confronti insomma di questi ragazzi che hanno dimostrato veramente di poter realmente vincere con tutti, perché hanno vinto con Torino, guarda caso, hanno vinto con squadre fortissime. Adesso, come dice il capitano Luca Janes, mancano 5 finali, ogni partita è importantissima e bisogna avere l'atteggiamento giusto. Torniamo per un attimo, Gianluca, a guardare questo campionato, ad osservarlo, insomma, adesso che manca veramente poco alla fine della stagione regolare, che campionato è stato? È stato un campionato imprevedibile, tutti vincono e perdono con tutti. Torino, che è clamorosamente la squadra più forte del campionato, ha perso persino con Ferrara, una squadra di un campionato inferiore, Coppa Italia, nelle Final Six di Coppa Italia. Veramente io sarei stupito che questa Deco Gold finisse in modo lineare, perché è stata così folle in tutto l'anno che una conclusione teoricamente prevedibile veramente non me l'aspetto. È stato un campionato di alto livello in cui noi ci siamo imposti a tratti anche oltre il nostro potenziale. Vero che non è andata bene il mese di marzo a Pallacanestro Trapani, è vero che dobbiamo guardare sempre in alto, ma pensiamo a Brescia, a Ferentino, tutte squadre costruite con tante ambizioni e tanti quattrini sborsati dai presidenti, e si ritrovano sotto noi in classifica. Ora Ferentino ha appaiata, quindi ci ha superato, ma insomma una bella base, soprattutto un campionato secondo me di alto livello, con giocatori di categoria superiore. Quasi ogni squadra ha un italiano che è stato più o meno in giro nazionale, e statunitensi addirittura provenienti dall'NBA, quindi molte squadre hanno avuto più che altro il problema di mescolare i talenti individuali per esprimersi al meglio. Infatti Trento è la squadra che forse con meno talento rispetto alle altre è riuscita a trovare la giusta alchimia, e con merito fino a questo momento è prima. Assolutamente sì, e tu mi insegni, visto che hai giocato molto spesso, che fare delle squadre molto forti sulla carta, come può essere ad esempio l'esempio di Torino, che ha perso domenica proprio contro Trento di 1 allo scadere, e ha messo in evidenza il fatto di non essere forse ancora totalmente squadra. Però ricordiamoci, alla guida c'è un coach come Pigliastrini, ricordiamoci che in squadra c'è un Mancinelli, c'è un Amoroso, c'è un Gergati, c'è un Evangelisti, insomma tutta gente che sa veramente giocare, americani buoni, Bowers, Steele, insomma, però forse fino ad oggi non sono totalmente squadra. Quindi quanto è importante invece, oltre alla qualità, riuscire a creare spogliatoio, a sentirsi squadra, come dicevi tu prima? È tutto, non è semplicemente importante, è tutto. Per questo sono d'accordissimo con Rob Lowe quando, in un po' di non presunzione ma fiducia noi stessi, dice che noi possiamo battere chiunque. Questo è vero, non c'è una squadra schiaccia sassi che ha sempre vinto. A maggior ragione, se siamo consapevoli di noi stessi, possiamo perdere contro tutti, ma veramente possiamo anche farcela. Questo va visto come un bicchiere assolutamente mezzo pieno. Continuiamo a essere artefici del nostro destino, e se riusciamo a trovare quello spirito di squadra fino in fondo di cui parlavi tu, dovrebbe essere un grande arricchimento e dare credo dei risultati già da subito, già da queste ultime 5 giornate, anzi da domenica contro Verona.
È vero, perché abbiamo visto che ancora ne mancano 5, ancora c'è possibilità di poter dare il massimo, perché ancora veramente nulla è scritto, ma non a caso, è vero, nulla è scritto. Quindi ci sono delle chance a partire da domenica contro Verona alle 18 al Palauriga. Appuntamento come sempre in radio con Gianluca Tartamella, dove come... E Francesco Tarantino, sempre con la diretta basket su Radio 102, Radio Cuore. Proveremo a raccontare questa partita. Ben venga Verona, la squadra più in forma del campionato insieme a Biella. Addirittura 6 vittorie in fila per Verona, che ha perso una vita fa proprio contro Torino. Meno male, perché affrontare una squadra di bassa classifica e vincere avrebbe fatto storcere il naso comunque a un po' di persone. Invece era bello, un rischio, un'iniezione di adrenalina. Se non ce la faremo, pazienza, ci rassegneremo a 4 giornate di campionato lottandoci. Ma se invece ce la facessimo, io voglio aspettare, se ce la facessimo vorrei sentire gli scettici cosa avrebbero da dire. Potrebbe essere una fantastica iniezione di fiducia, benzina al nostro carburante, prepararci al rush finale. Rush finale che vivremo ovviamente insieme, lo faremo come sempre nei nostri TG, nelle nostre trasmissioni, ma soprattutto qui a Gold Basket. Mi sa che abbiamo finito. Io ringrazio Gianluca Tartamella per questa iniezione di fiducia e soprattutto per il suo carico di valori che ha deciso di condividere con noi. Troppo buona, oltre il programma che mi sviolini, grazie a te Stefania, grazie agli amici telespettatori. Appuntamento alla prossima e chiaramente Forza Granata. Forza Granata, ci vediamo venerdì prossimo alle 20:30. Gold Basket. Gold Basket. Afraid of no bad.